Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis, ma dobbiamo parlare di quello che succederà ovviamente nel banner di domani, quindi nella seconda parte di collaborazione di Final Fantasy IX. Ho già spiegato un pochettino come funziona tutto il meccanismo nel video che ho appena realizzato, che troverete comunque qui nelle varie schede o comunque nei collegamenti consigliati, ma per rendere il tutto più chiaro ovviamente e permettere a tutti comunque di capire bene che cosa succederà nel banner di domani, almeno secondo le informazioni che abbiamo ottenuto già dal data mining, da quello che viene scritto nella notizia del diciamo del banner, andiamo a vedere cosa effettivamente cambia, perché ci sono ovviamente delle modifiche che sono abbastanza importanti. Ok, allora, innanzitutto ieri sera già sono stati è stato aggiunto già il secondo banner, quello a pagamento per ottenere un'arma garantita 5 stelle o più, che in questo caso racchiudono solo Aeris, Tifa e Zack. Quindi gli altri personaggi non saranno inclusi in questo banner, ma cosa cambia nel banner di domani con personaggio singolo? Allora, le modifiche principali che ovviamente andiamo a sottolineare sono il fatto che innanzitutto avremo un per 2 di apparizione per quanto riguarda tutte le armi di livello 3 e livello 4 dell'arma Featured. Quindi in questo caso è come se, mettiamo ad esempio, ci fosse soltanto Cloud nel banner, tutta l'arma di Gidan venisse moltiplicata come apparizione dalle multi, però a livello 2 scusatemi, a livello 3 e 4 stelle. Quindi questo ci consente comunque di ottenere più weapon parts a prescindere, che da un lato potrebbe anche essere una comodità per chi effettivamente vuole andare a pullare con insistenza all'interno di questo banner. Successivamente, quando andiamo a vedere all'interno della wishlist, ma soprattutto andiamo a vedere all'interno dei dettagli, e successivamente andiamo a vedere praticamente la possibilità in questo caso di vedere le percentuali e capire effettivamente come sono combinate, avremo praticamente in questo caso 4 e 3 stelle dell'arma in rate, in questo caso raddoppiate come possibilità, quindi le armi 3 stelle saranno quasi e solo ed unicamente l'arma del banner, mentre invece le armi 4 stelle avranno comunque quasi un 50% di essere praticamente l'arma del banner, mentre invece l'1% delle armi in Featured rimarrà identico, quindi 1% non cambia, quindi l'arma di Garnet in questo caso, che sarà l'arma del banner di domani, avrà l'1%. La cosa che cambia invece e che rende il banner magari un po' più interessante, un po' più appetitoso, sono praticamente le armi in wishlist. Quindi tutte le armi wishlist che solitamente nel banner normale hanno lo 0,8% di essere trovate dalle pool passano all'1%, quindi tutte le armi della wishlist hanno la stessa percentuale delle armi featured, che da un lato sinceramente rende il trovare l'arma featured forse più difficile in questo caso, cioè bisognerebbe vedere effettivamente poi in percentuale come verranno gestite le cose, perché tecnicamente l'arma garantita in questo caso dovrebbe essere comunque un 13% generale, nel senso quando trovate l'arma 5 stelle, però da questa percentuale poi bisognerà ricavare l'arma ovviamente del banner, le armi wishlist e poi ovviamente la percentuale, che pur essendo minima, quindi 0,01%, ma potrebbe essere un'arma off banner, perché ovviamente succede, quindi va bene anche questa cosa. Per cui arma di Garnet e tutte le altre armi wishlist che passano all'1%. E poi altra cosa che ovviamente bisogna andare a guardare con occhio un po' più critico sarà
il progresso delle il progresso ovviamente degli stamp sheet, quindi praticamente dei bollini che andiamo ad ottenere all'interno delle pullate, dove praticamente avremo al sesto stamp l'arma garantita, in questo caso di Garnet, al dodicesimo stamp avremo il costume garantito di Garnet, e invece nella seconda pagina, dove qui avevamo inizialmente un'arma 5 stelle garantita e basta, avremo nuovamente un'arma di Garnet, quindi praticamente un banner e mezzo, se così si può dire, cioè nel senso una scheda e mezzo ci garantisce comunque almeno un overboost dell'arma di Garnet. Quindi da un lato risulta essere un po' più semplice portare ad overboost l'arma del banner, perché capita, come per esempio è capitato a me, che nel banner di Halloween di Glenn io praticamente abbia completato due schede e non abbia trovato l'arma di Glenn, cioè io non ho trovato l'arma 5 stelle di Glenn, è scandaloso questa cosa, mentre invece in questo caso abbiamo comunque già la possibilità di una sheet e mezzo, quindi di una scheda e mezzo, di avere almeno un overboost per l'arma di Eris. Quindi diciamo che garantire almeno l'overboost è una cosa interessante per chi ovviamente interessa l'arma. Ricordiamoci che queste saranno comunque armi limited, quindi non saranno inserite nei banner futuri, né con i ticket, né con le celebrazioni, né con altro, ma dovremo sperare in futuro in un'altra ipotetica collaborazione con Final Fantasy 9 per ottenere praticamente di nuovo le stesse armi. Ecco perché diciamo che la mia valutazione di questi banner è cambiata drasticamente, perché bisogna comunque avere overboost alti per permettere a queste armi di essere effettivamente competitive, tra virgolette. Il competitivo, mettetelo sempre tra virgolette, perché non si parla comunque di PvP, ma si parla del fatto comunque di poterle utilizzare come armi principali. A livelli più bassi, a overboost più bassi, le armi elementali ci hanno già fatto vedere, ci hanno dimostrato di essere nettamente più forti. Quindi queste sono armi che praticamente, come dice il detto, o spendi o muori praticamente. Che è un adattamento, però questo lasciate perdere. Quindi queste sono le principali modifiche che vedremo nel banner di domani. Ci ho voluto fare un video a parte perché effettivamente con la visualizzazione delle immagini viene sempre più chiaro capire effettivamente che cosa andremo a vedere e soprattutto come andrà a funzionare praticamente l'evento. Per quanto riguarda invece l'arma free to play da farmare, non cambia niente, verranno inserite 20 copie dell'arma di Glenn praticamente nello shop, e le altre armi potranno essere ottenute con le altre COP che verranno inserite all'interno del gioco. Quindi quello fondamentalmente non cambia. L'unica cosa che cambia era la modifica del banner, farvi vedere appunto come viene modificato il banner, e successivamente farvi vedere anche come venivano modificate le percentuali delle armi. Quindi avremo comunque una wishlist bella ghiotta in questo caso, che ci consente comunque di poter ottenere l'arma di Eris, ma anche tutte le altre armi wishlist. Però ragazzi, fate un po' il calcolo che comunque questo non è un banner su cui io effettivamente spenderei, ma neanche quello di Sephiroth fondamentalmente, perché anche se Sephiroth viene in un qualche modo rivestito in questo modo, cioè con un'arma magari non elementale, il costume che aumenta ability, HP eccetera eccetera, preferisco sinceramente investire in un altro banner dove posso comunque avere a disposizione dei riferimenti particolari, a meno che poi avremo la magagna finale, magari sapete, un Fire Arcanum o comunque un'arma fuoco particolare, allora lì potremmo parlare di altro. Ma fino a quando non sappiamo ancora che cosa ci riserverà la terza parte, siamo per il momento con le mani legate. Quindi ci tenevo a farvi vedere cosa cambiava nel banner, darvi anche una mia opinione del banner in generale per quanto riguarda quello di Eris. E detto questo, niente, io spero di vedervi in live la prossima volta, che ovviamente giocheremo insieme, faremo le COP, discuteremo come sempre ovviamente del gioco, quindi ditemi voi cosa ne pensate. Spero al solito che questo video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.